Bambini, questa storia inizia tanto, 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 tanto tempo fa. Tantissimo tempo fa non esistevano gli smartphone, i tablet, non esistevano nemmeno i giornalini, nemmeno i fumetti. Proprio tanto, tanto, tanto tempo fa. In un piccolo villaggio arrivò da molto lontano una famiglia un po' stramba. Eh sì, perché la mamma discendeva dal popolo degli Elfi e aveva orecchie a punta, capelli verdi. Il papà era uno degli ultimi maghi in circolazione. Bernie, il loro figlioletto, non aveva le orecchie a punta come la mamma e sembrava invece assomigliare tutto a suo padre. All'inizio, dobbiamo dirlo, gli abitanti del villaggio rimasero un po' perplessi. Che stranezza è questa, Ciro? Cosa vorranno da noi? Ci faranno delle magie o dei dispetti? Ma la famigliola non tardò a farsi ben volere. La mamma conosceva le erbe del bosco ed era sempre prodiga di consigli su come curare questo o quel malanno. Il papà era un mago della pioggia. No, però, cosa avete capito? Non è che avesse il potere di far piovere o far uscire il sole a piacimento. No, però sapeva indovinare con assoluta precisione il tempo che avrebbe fatto dal prossimo istante alla prossima settimana. E questa era una gran fortuna per gli abitanti del villaggio, perché il tempo da quelle parti era un po' dispettoso. E infatti non si potevano organizzare merende sul prato o partite di pallone, per paura che un temporale improvviso inzuppasse i partecipanti. Spesso bisognava correre a ritirare il bucato appena steso, perché il sole improvvisamente scompariva dietro un nuvolone scuro. Oppure si decideva di restare a casa per timore della pioggia e, fatalità, non cadeva nemmeno una goccia. Però con l'arrivo di quella famiglia tutto cambiò. Ogni giorno si interrogava papà mago e, una volta avuto il responso, si passava di casa in casa con le previsioni del tempo. Se era bello si mandavano i bambini fuori a giocare. Se invece minacciava pioggia, si organizzavano i lavori in casa, stava dentro. Gli abitanti poi ricambiavano questi straordinari favori con i prodotti della terra e del loro lavoro. E infatti erano lontani ormai gli anni in cui si temeva per il raccolto a causa del maltempo e tutti vivevano nella più grande abbondanza. Solo un piccolo particolare turbava la serenità della famiglia dei maghi. Il piccolo Bernie sembrava non avere alcun interesse per la magia. Aveva compiuto da poco 11 anni e ancora non aveva fatto neanche la più piccola previsione. La mamma, scherzando, la mattina gli chiedeva: «Oggi porterai fuori l'ombrello o gli occhiali da sole?» Ma lui, invece di rispondere, correva dal papà a chiedere aiuto. Il padre lo giustificava dicendo che era ancora un bambino, però faticava un po' a nascondere la sua preoccupazione per quel figlio così particolare. Lui ricordava bene di non avere mai avuto bisogno di chiedere al proprio padre cosa indossare, perché le previsioni del tempo, al mago della pioggia, gli venivano spontanee. Senza alcuno sforzo, senza una riflessione, così. Bernie però era diverso. Lui amava osservare le nuvole, disegnandole sui fogli di carta che portava sempre con sé, e restava per ore incantato ad ammirare lo spettacolo dei lampi prima di un temporale. Pensate, bambini, quando pioveva, Bernie, invece di starsene dentro casa al calduccio, prendeva l'impermeabile, gli stivali di gomma e usciva a camminare sotto l'acqua, saltando ovviamente nelle pozzanghere. «Prenderà un raffreddore!» diceva la mamma.
Si è mai visto un mago con raffreddore? Commentava papà. Un giorno accadde un fatto strano, davvero strano. Per il 12° compleanno di Bernie era stata organizzata una grande merenda sul prato. Papà mago aveva infatti previsto un pomeriggio di sole ed erano stati invitati tutti i bambini del villaggio. Pomeriggio di sole, di sole. Eh sì. Ma al momento della torta, improvvisamente, un vento impetuoso sospinse sulla festa delle nuvole scure e minacciosissime. E in men che non si dica, che succede? Un grande acquazzone fa scappare tutti a gambe levate. Corri, Silvia, anche noi, a casa dei maghi. Tutti a casa dei maghi, che per fortuna era lì a due passi, vicina. Come era potuto accadere? Papà mago non riusciva a darsi una spiegazione. Mai in tanti anni di onorata carriera aveva sbagliato una previsione. Sarà la stanchezza, disse la mamma. Sì, hai lavorato tanto ultimamente. Prenditi una bella tisana di rabarbaro e malva. Vedrai come starai meglio. I giorni passavano e la situazione peggiorava. Inesorabilmente, papà mago stava perdendo i suoi poteri magici. Per di più, il piccolo Bernie non ne voleva sapere di studiare magia e continuava a osservare il vento e la pioggia, annotando tutto sul suo quaderno rosso. Bernie non voleva dare un dispiacere ai genitori, anzi, avrebbe voluto aiutare il papà con le previsioni del tempo, ma proprio non si sentiva di essere un mago. Non sapeva come fare. Un giorno, mentre passeggiava per il bosco e aveva deciso di andare lontano in cerca di fortuna, fece un incontro molto strano. Si imbatté in un piccolo gnomo che girava il mondo accompagnato da un pavone maestoso. Dove vai di bello? Io ti conosco. Sei il figliolo del mago della pioggia. Vado in cerca di fortuna. Vorrei aiutare la mia famiglia, ma non so come fare. Non so fare le previsioni del tempo, non so fare nulla. So solo disegnare e osservare le nuvole. Ma non si è mai visto un mago che non sappia fare le magie. Allora hai finito di cercare. La tua fortuna è proprio qui. Sì, voglio farti un dono speciale perché si vede che sei un bravo ragazzo. Ti regalerò il mio pavone. Grazie! Ma non posso accettare, no. Io tornerò a casa solo quando avrò capito come aiutare la mia famiglia. Ma il pavone che ti voglio regalare ha una dote particolare. Più la sua coda si apre a ruota e più è facile che esca il sole. Mentre più si chiude e più è facile che invece venga il tempo brutto. Tu devi solo interrogarlo. Lui ti darà la risposta aprendo o chiudendo la sua coda. Bada bene però, la sua risposta non ti dirà con certezza se pioverà o ci sarà il sole. Questo possono farlo solo i maghi della pioggia. Ma saprai con quanta fiducia potrai uscire senza ombrello o con l'impermeabile. La probabilità non è certezza, nulla ti dice con esattezza. Esprime fiducia, sì, nel futuro, di ciò che vorresti fosse sicuro. Interrogare il pavone ti aiuterà a prendere le decisioni. Bernie non credeva alle sue orecchie. Anche se nulla sarebbe stato come prima, aveva trovato un modo per aiutare il suo papà a risollevarsi dalle difficoltà. Non vedeva l'ora di tornare a casa. Il pavone fu subito accolto con molto affetto dalla famiglia di Bernie. La mamma andò nel bosco per cercare le erbette più tenere, mentre il papà non smetteva di tesserne le lodi. Bernie e il pavone divennero inseparabili. Ogni mattina, dopo aver dato un'occhiata al cielo, Bernie interrogava il pavone e a seconda di quanto apriva la coda,
correva a dare la previsione al villaggio. È vero, nulla era più come prima, perché i poteri magici del papà erano definitivamente scomparsi. E non poteva più dire alle persone... È impossibile che nevichi. Lui, oppure... È certo che uscirà il sole. Diceva piuttosto... Forse oggi verrà un po' di pioggia. Oppure... Che domani ci sia il sole è molto difficile. State attenti se volete uscire a giocare. O ancora, forse poteva dire... È molto probabile che la prossima settimana sarà molto secca. È il momento buono per piantare il rosmarino. Ogni persona, poi, decideva cosa fare in base a ciò che si sentiva. I più coraggiosi, per esempio, rischiavano di uscire senza ombrello anche quando si era detto che forse avrebbe piovuto. E qualche volta tornavano a casa fradici, però loro erano contenti così. I più cauti, a volte, restavano a casa un pomeriggio in più, perché la previsione era di pioggia, ma poi era spuntato il sole all'improvviso. Ormai però si erano dedicati alla cucina e decidevano di non uscire più. Era bello vedere come la probabilità aveva fatto emergere diversi modi di affrontare l'incertezza. Nelle famiglie qualche volta si discuteva quando le previsioni erano proprio incerte, forse pioverà o forse no. E ci si rimetteva al giudizio della maggioranza per stabilire se organizzare un picnic o una partita a carte, ma questo non intaccò la serenità del villaggio. E gli anni passarono. Passarono tanti anni e Bernie diventò un ragazzo grande e grosso e non aveva perso la sua abitudine a osservare le nuvole e annotare sui suoi quaderni rossi i giorni di pioggia e i giorni di sole. Tutte le mattine, infatti, appena sveglio, osservava il cielo e scriveva quello che aveva notato. Aveva scoperto così che le nuvole non sono tutte uguali, per esempio. No, a volte erano fisse nel cielo, a volte si rincorrevano. A volte erano più opache e scure, a volte più trasparenti. Alcune erano molto alte e più estese. Poi c'erano quelle che assomigliavano ai riccioli di Edda e quelle che invece sembravano adornare delle torte volanti. Un vero spettacolo. Un giorno Bernie, attenzione, vide il pavone scrutare l'orizzonte, estendere le ali da una parte e dall'altra, come se si preparasse a spiccare il volo. Gli corse incontro allarmato e non voleva proprio essere lasciato solo. Non solo erano amici inseparabili, ma come avrebbe fatto il villaggio senza di lui, senza il pavone? Chi li avrebbe consigliati? Con il cuore pieno di angoscia gli si avvicinò e, stupito, lo sentì pronunciare alcune parole. La sua voce era dolce e profonda, era la voce dei maghi della montagna, degli elfi del bosco e degli gnomi giramondo. Bernie, noi saremo sempre amici e io ti verrò a trovare. Ma ora devo volare via perché un'altra bambina ha bisogno di me. E noi come faremo? Chi ci dirà cosa fare? Bernie, guarda in te stesso. In tutti questi anni io non ho fatto altro che leggere nei tuoi occhi e rivelarti ciò che avevi già scoperto da solo. Non hai bisogno della mia coda che ti dica cosa fare. Tu sai leggere i segni che osservi nel cielo. In tutto questo tempo li hai segnati sui tuoi quaderni rossi e conosci le nuvole e conosci il vento e sono certo che saprai dire agli abitanti cosa forse sarà o cosa probabilmente non sarà. E volò via. Bernie lo vide confondersi con l'orizzonte, poi guardò il cielo. L'indomani, molto probabilmente, ci sarebbe stato il sole. Poteva invitare Edda a passeggio e, se all'improvviso li avesse sorpresi un temporale, avrebbe tirato fuori il suo ombrello pieghevole e fatto un gran figurone.
E la storia di Bernie è finita qua.